tecnologia ha già cambiato un po' il mondo della musica, se pensiamo a tutti i nuovi produttori giovani, anche io posso fare tante cose con un computerino in studio, una scheda audio, con i plugin che ho dentro, vari synth che comunque suonano bene. Fino a 10 anni fa, per avere un suono di un Moog te lo dovevi comprare, sì, sappiamo bene quanto costa, ma non tutti hanno le possibilità per farlo. Quindi questo ha agevolato sicuramente i produttori. Ovviamente i suoni cambiano, ma avere la possibilità di lavorare in analogico è un'altra pasta, un'altra qualità. In realtà il mio DJ set ha trovato nella tecnologia, nel caso mio, sono riuscito a portare ad un livello più alto il mio DJ set. Perché? Perché quando ho iniziato io non c'era serato, si faceva tutto col vinile. Dovevo utilizzare delle etichettine e adesive che si mettevano sui vinili e mettendo la puntina sopra si arrivava a un punto, i punti di Q. Chi conosce serato, chi conosce tutti i sistemi nuovi per i DJ, conosce i Q Point. I Q Point prima si facevano con delle etichette adesive, adesso mi importo la traccia nel computer e me le faccio con serato, cioè i Q Point digitali. Questo mi permette di poterle poi rifare dal vivo con un vinile, non usando più le pile di dischi, ne usavo uno e poi lo lanciavo, uno e poi lo lanciavo per fare le cose veloci, adesso con un vinile posso fare quella cosa lì, evoluta all'ennesima potenza, però c'ho una base comunque old school dietro. Diciamo che grazie appunto a YouTube, grazie a Spotify, grazie appunto a tutte queste piattaforme, molti talenti sono venuti fuori e questa è una cosa positiva. Le etichette adesso capiscono se un artista va a seconda delle view che ha, quindi diciamo che i primi talent scout sono il popolo, è la gente. Bisogna avere sempre dei gusti, i miei gusti, mi può piacere anche un gruppo che ha 1000 view, non mi interessa. Quindi la democrazia va bene, ma ci vorrebbe sicuramente un filtro, soprattutto nei commenti e nelle persone che criticano e dicono cose a cazzo. Beh, datemi un ingegnere, ve ne faremo vedere delle belle. Io ho un sacco di idee. Ovviamente la prima cosa che mi può venire in mente così al volo è un mixer col computer integrato, no? Almeno non c'è bisogno di portarsi il computer, il mixer, eccetera. Quindi c'è un mixer con il computer integrato con un bello schermo, tipo iPad, bello grosso, dove riusciamo a vedere il nostro bel programmino davanti e non mixare così. Quindi abbiamo davanti tutto e non ci portiamo niente, computer e via. Mixer, computer, tutto integrato. Vediamo il 22 settembre, Aerosmith, Taiwan, non mancate.